Bene, un saluto a tutti quanti i nostri amici di Android Blog. Quest'oggi andiamo a fare una breve comparativa riguardo la fotocamera dell'S4 e dell'HTC One, visto che l'S4 si è aggiornato alla versione 4.3 e sono stati introdotti un nuovo firmware per la fotocamera. Andiamo quindi a vedere come si comporta. Ho fatto ieri il video di aggiornamento sul Galaxy S4 alla 4.3, in caso vi invito ad andare a vederlo se non l'avete già fatto. Bene, detto questo, quindi allora direi di andare subito a provare le due fotocamere. Diciamo che dal punto di vista delle, come dire, delle impostazioni dell'opzione, la fotocamera Samsung è praticamente rimasta la stessa. Abbiamo flash, lo possiamo scegliere in questo caso la modalità notte o meno, lo scatto tramite la nostra voce, andare a fare la registrazione in modi differenti, normale, mite MMS, allenatore, movimento rapido, poi di andare a inserire o meno la condivisione diretta. Poi ci sono sotto le varie possibilità, quindi nessun effetto, vignetta, scala di grigio, eccetera, eccetera, eccetera. Qui abbiamo poi il modo, auto, bellezza volto come sempre. Quindi diciamo che qui poi abbiamo le impostazioni di cambiare la camera, di inserire il bollino, e quindi eccolo qua. E poi tutte le altre impostazioni, eccole qui, che praticamente sono rimaste le stesse. Sull'HTC One anche direi che prendiamo qui in questo caso per questo versus. Non abbiamo avuto particolari, ho fatto anche qui gli ultimi aggiornamenti e non abbiamo avuto particolari differenze sulla fotocamera. Sono stati più che altro aggiornamenti riguardanti l'LTE, quindi abbiamo le stesse opzioni. Diciamo che le due fotocamere si differenziano principalmente una per l'utilizzo dell'HTC Zoe, quindi per quelle foto fatte, come dire, in 2-3 secondi, che registrano 2-3 secondi di video e quindi danno un effetto un po' particolare. E invece HTC Zoe, e invece dicevo il Samsung, che si differenzia un pochino, magari grazie alla possibilità di inserire il bollino, e quindi che può essere poi trasformato in francobollo, in cuore, in cerchio e quant'altro. Bene, quindi queste sono le differenze principali. L'altra differenza principale è dal punto di vista della diciamo, fotografia stessa, della qualità della fotocamera. Sono due condizioni diverse. Samsung ha utilizzato una fotocamera classica da 13 megapixel, quindi con una ottima risoluzione, che scatta anche ottime foto e buoni video Full HD. E invece l'HTC One ha puntato più nella diminuzione dei pixel, mentre ce ne sono 4, ma ha puntato anche soprattutto agli ultrapixel, cioè quindi alla possibilità di catturare più luce rispetto a una fotocamera normale, e quindi rendere gli scatti anche in condizioni di scarsa luminosità più performanti. Queste sono, diciamo, le due differenze principali dal punto di vista hardware delle fotocamere. Anche l'HTC One realizza dei buoni video e scatti. Allora, direi quindi, queste sono le cose che abbiamo visto. Direi quindi andarci subito a vedere qualche scatto, prima sul Samsung, poi ce li andiamo a vedere anche sull'HTC One. Anzi, direi di vederli in contemporanea, visto che siamo qui. Eccoci. Allora, queste sono due foto praticamente scattate nello stesso momento. Partiamo da quelle che sono scattate in luminosità scarsa, così di conseguenza vediamo subito come funzionano le due camere in condizioni di luminosità davvero difficile. Allora, cosa dire in questo caso di queste due foto? Quella del Samsung è sicuramente più chiara. Quella dell'HTC One mi sembra un po' più scura e anche non così definita. Questa è un'altra foto, sempre fatta con l'HTC One, ma io direi che nelle foto al buio la fotocamera di Samsung mi sembra un pochino superiore. Per quanto riguarda le foto all'aperto, ecco, questa è HTC Zoe, vedete? Questa è una particolarità che a me piace molto, la possibilità quindi di andare a, vedete, era giornata molto ventilata, siamo andati a utilizzare proprio
HTC Zoe per far vedere anche queste particolarità. Andando avanti, poi ecco, questa è una macro, la vorrei prendere anche, eccola qui, sul Samsung. E direi che le macro vengono bene, davvero bene su entrambi i dispositivi, però quando mettiamo poi la foto sul PC, quindi su una scheda un po' più grande, devo dire che le macro del Samsung sono un pochino più carine, un pochino più definite. I colori sono un po' differenti, Samsung tende ad avere colori un po' più definiti, invece, non un po' più definiti, scusate, un po' più vivaci, mentre quelli di HTC sono un pochino più... come dire, un po' più forse fedeli anche alla realtà, magari meno comunque vivaci e colorati. Quindi abbiamo visto queste foto, direi allora andarci a vedere un video anche proprio per capire anche sui Full HD come vanno. Mi sembra che la fotocamera del Samsung sia più o meno rimasta la Ragazzi, stessa, stiamo realizzando questo video con l'HTC nonostante One l'aggiornamento, la con il qualità è quale va a ottima. confrontarsi Vediamoci il con la video qualità dell'HTC One. fotografica del Galaxy S4 e per vedere anche come si comporta il fratello minore rispetto a quello maggiore, quindi il Mini contro il One in versione normale. Questo era lo zoom. Vediamo quindi anche l'adattamento ai cambi di luce, direi che è abbastanza rapido. Quindi niente, questo era il video con l'HTC One. Bene, se quello è il video con l'HTC One, direi andarci a vedere quello con il Samsung Galaxy S4. Ragazzi, quindi stiamo analizzando questo video con il Samsung Galaxy S4. Vediamo quindi lo zoom, l'adattamento alla luce mi sembra ottimo. Proviamo a fare anche uno zoom massimo. Ok, va Eccolo bene. qua, quindi. Allora, quindi, cosa dire di questi due telefoni riguardo la fotocamera? Direi che a seguito dell'aggiornamento l'S4 non ha fatto chissà quali miglioramenti della camera. Mi è sembrata più o meno essere la stessa qualità di prima, che comunque è una qualità, direi, ottima. Gli aggiornamenti che mi sono arrivati ultimamente sull'HTC One non hanno prodotto alcun tipo di aggiornamento sulla fotocamera, che sono arrivati invece in precedenza, quindi direi che l'HTC One anche è rimasto alle stesse condizioni di qualche tempo fa. Quindi direi che secondo me le foto migliori dal punto di vista qualitativo le fa il Samsung. Non mi sembra che anche in condizioni di scarsa luminosità il Samsung faccia fatica, anzi mi sembra che il flash e tutto il comparto fotografico di Samsung sia un pochino superiore anche in condizioni di scarsa luminosità riguardo all'HTC One, o perlomeno le foto che io ho realizzato dentro ambienti chiusi mi sono venute meglio con i Samsung, che erano un po' più chiare, un po' meglio definite. L'HTC forse anche per il display riesce a rendere i colori un pochino più, forse, e le foto un pochino più fedeli alla realtà. Ma quando poi si vanno ad ingrandire e quindi a fare un po' di zoom, oppure mettere sul PC e facendo zoom ancora maggiore sul PC, le foto perdono molto più di dettagli rispetto al Samsung Galaxy S4. Bene, direi quindi che per questo confronto fotografico su questi due telefoni è tutto. Faremo anche un piccolissimo confronto sul funzionamento generale dei due telefoni sull'articolo che andremo a scrivere sul nostro sito. Direi quindi che allora per questo versus è tutto. Ci vediamo alla prossima, Mauro degli Innocenti per AndroidBlog.it. Ciao!